Allora, buongiorno a tutti. Siamo alla terza lezione, finalmente abbiamo introdotto le basi del linguaggio e da oggi in avanti riusciamo a vedere argomenti un po' più sicuramente nuovi, riuscendo a fare anche un po' più di esercizi. E quindi partiamo oggi con la programmazione funzionale. Prima di partire, però, come sempre, ho caricato ieri, vediamo se lo trovo. Qua. La soluzione al laboratorio un po' più lungo della volta scorsa, che era il to-do manager. Non so se avete provato a farlo, se avete domande, dubbi. In ogni caso, questa è quello che vedete, è una possibile soluzione. Vedete che ho usato le funzioni che abbiamo iniziato a vedere la volta scorsa. Quindi abbiamo una funzione per ogni, diciamo così, cosa che può fare l'utente. Vi ricordo che l'esercizio chiedeva di implementare un programmino interattivo che permettesse all'utente di definire cose da fare, quindi dei task da fare. Quindi l'utente poteva inserire un nuovo task, cancellare un task, visualizzare i task, eccetera. E quindi per ogni operazione che l'utente poteva fare, ho definito una funzione che riceveva la lista di task che attualmente il programma aveva in pancia, diciamo così, e faceva quello che doveva fare su quella lista lì. Ad esempio, qui per aggiungere un nuovo task si faceva un append di un task preso in input dall'utente nel nuovo task. Detto questo, poi c'era il programma principale che iniziava dopo la definizione delle funzioni, in cui, vediamo cosa c'è, viene definita la lista dei task, quella su cui il programma opera. Detto questo, il programma prevedeva anche il salvataggio su file, in modo tale che quando il programma si chiude non vado a perdere tutto quello che ho aggiunto alla mia lista, ma vado a salvarlo nel mio file di testo. E quindi all'apertura del programma la prima cosa da fare era proprio andare a vedere in quel file lì che cosa avevo fatto l'ultima volta, quindi recuperare lo stato del programma, i miei task in sostanza. Quindi come prima cosa ho questo blocco qui di try except in cui vado a recuperarmi i file dal mio file di testo, scusate, i task dal mio file di testo. Vedete che il file tasklist.txt è nella stessa cartella del programmino Python. Quindi vedete qui nel mio file ho una serie di n task già presenti. Quindi come prima cosa il programma parte, va a recuperare questi task riempiendo la lista tasklist. Qui vedete che c'è una gestione dell'errore, perché abbiamo un try except. Se per caso qualcosa va male nell'apertura del file, ad esempio questo file tasklist.txt non esiste più, qualcuno l'ha cancellato, io non blocco il programma, ma vado a catturare l'eccezione che può essere scatenata da questo problema e la gestisco. Nel senso, stampo un messaggio d'errore all'utente, in questo caso dicendo guarda che qualcosa è andato storto, partiremo con una lista vuota di task. Quindi non impediremo all'utente di interagire col programma, l'unica cosa sarà che l'utente avrà perso la sua storia passata, però comunque il programma continua a funzionare, quindi abbiamo gestito anche questo problema e il programma non si pianta. Ok, dopo aver recuperato la lista di task, quello che succede è c'è un ciclo, visto che questo è un programmino che deve essere interattivo, l'utente deve poter fare più operazioni nel corso dell'utilizzo del programma. Quindi c'è un ciclo che si basa su questa variabile ended, che di default la mettiamo a falso e diciamo finché questa variabile non diventa vera, e quando è che diventerà vera? Quando l'utente vorrà uscire. Finché succede questo, noi stampiamo un menu, ok, con le varie
opzioni che l'utente può fare nel programma, compresa l'opzione 5 che è uscire, e chiediamo la scelta dell'utente. Quindi il programma stamperà il menu e si fermerà su questo input aspettando la scelta dell'utente. C'è poi il controllo di questo input. Ovviamente l'utente può in questo caso solo inserire 1, 2, 3, 4, 5. Se inserisce qualcosa di diverso ha sbagliato, non ha fatto una scelta corretta. E quindi abbiamo anche qui un controllo dell'input, questa volta senza try except, ma con un altro metodo, con un while che controlla e ci dice finché l'utente inserisce ad esempio un carattere, qualcosa che non è un numero, glielo richiediamo in continuo, finché l'utente non inserisce un numero. Quando siamo sicuri che l'input è corretto, che è un numero, lo convertiamo, adesso possiamo farlo, siamo sicuri che questa riga di codice non provocherà nessun problema, e in base a questo numero, quindi c'è una serie di if, eccetera, andiamo a richiamare una delle funzioni che abbiamo definito in precedenza. Quindi se l'utente ha inserito 1, richiamiamo la funzione per inserire un nuovo task, e così via. Poi il dettaglio delle varie funzioni lo potete guardare voi. Se l'utente, ecco qua, inserisce 5, che cosa andiamo a fare? Beh, andiamo a cambiare il valore della variabile su cui si basa il ciclo while principale. Quindi ended diventerà true, e quando torneremo su al prossimo giro del ciclo, questa espressione qui, not ended, diverrà false, scusate, e quindi usciremo dal ciclo, chiudendo il programma. Attenzione però, non vogliamo perdere la storia, quindi i nuovi task che l'utente ha inserito, oppure quelli che ha cancellato. Quindi, prima di terminare del tutto il programma, una volta usciti da questo ciclo while del menu, facciamo ancora una cosa. Andiamo a salvare le modifiche che sono state fatte nel file di testo. E qual è il modo più facile per farlo? Uno potrebbe pensare, ok, andiamo a prendere il file che c'era e andiamo a cancellare la riga 2 perché lui me l'ha tolta, aggiungerne una in fondo, eccetera. Si può fare, ma una scelta molto più veloce è, ok, cancelliamo tutto e riscriviamo la lista che abbiamo adesso nel programma nel file. E quindi il file di conseguenza sarà allineato con l'ultima versione della lista. Ed è proprio quello che facciamo qui. Quindi aprendo un file in scrittura con la W, noi andiamo in qualche modo, come prima cosa, lui in automatico pulisce tutto il contenuto del file e noi andiamo a riscriverlo con tutti i task presenti nella lista, uno per riga. Ok? Vi faccio solo vedere una funzione che forse non abbiamo visto la volta scorsa. La volta scorsa vi avevo fatto vedere come leggere da un file e stamparlo a video con la txt.read. Se ci agganciamo un punto split lines dopo la read, in automatico il programma ci ritorna una lista con già le righe del file divise, quindi è molto comodo appunto all'inizio per andarsi a prendere tutti i task. Domande, dubbi? Allora, questo programmino era un po' più lungo degli esercizi che abbiamo di solito fatto, non era così difficile. Per l'esame ci devo ancora pensare, ci sono due opportunità per la parte pratica: o un esercizio un pochino più lungo tipo questo, uno e basta, oppure una serie di esercizi più veloci, tipo quelli che vedremo oggi. Ma vabbè, nella simulazione d'esame, per la simulazione d'esame avrò deciso, quindi lo saprete. Ok, se non ci sono domande, partiamo con il secondo blocco. Sul sito anche lì ho già
caricato le slide Python Functional, anche il primo laboratorio che vedremo oggi, e anche gli esempi, mi sembra, sì, che vedremo, sono linkati nelle slide. Prima di iniziare quel blocco di slide, però, c'erano le ultime 4-5 slide del blocco precedente, che però in realtà sono abbastanza collegate con Python Functional, perché si parla di funzioni, e quindi vediamole un attimo insieme. Forse è un po' difficile da capire tutto subito, ma è un concetto fondamentale, quindi bisogna porre la giusta attenzione. Come si passano i parametri alle funzioni in Python? Che approccio utilizza Python? Beh, in C avete visto probabilmente che potete passare dei parametri alle funzioni per valore o per riferimento, giusto? Ecco, questo non succede in Python. Ci sono vari modi per chiamare l'approccio che Python utilizza per passare i parametri. Uno è passaggio di parametri per assegnamento, ma ce ne sono anche altri modi di chiamare la stessa cosa. Quello che dobbiamo sapere è che quando chiamiamo una funzione con un parametro, viene creato un nuovo riferimento che si riferisce all'oggetto passato. Questo riferimento è staccato, separato, è un altro riferimento rispetto a quello che esisteva nel corpo principale del programma. Facciamo un esempio. Andiamo su REPL, se lo trovo, eccolo qua. Facciamo un po' di zoom. Ok. Allora, supponiamo di avere una funzione def, che ne so, foo. Non importa il nome della funzione, che riceve come parametro una stringa. Che cosa fa questa funzione? Cambia questa stringa, scusate, myString uguale, boh, new string. Ok? E poi la stampa, print, myString. Semplice. Poi scriviamo il programma principale. Definiamo la stringa su cui vogliamo operare, myString uguale boo, original string. Ok? La passiamo alla nostra funzione, che in teoria dovrebbe cambiarla e stamparla. Quindi foo di myString. E poi per sicurezza la stampiamo anche dal programma principale. Print myString. Cosa succede secondo voi? Ci sono due stampe. Queste stampe, come saranno fatte? Chi dice che entrambe le stampe saranno new string? Alzi la mano. Chi invece dice che una stampa sarà new string e l'altra original string? Uno? Gli altri? Cosa stampa? Qualcosa di diverso? Occhio, perché anche questa è una classica domandina, che cosa stampa nella prima parte dell'esame. Ma ovviamente ora non sapete ancora il motivo, quindi è giusto non saper rispondere. Proviamo un po', lancio. E anche se qui sembrerebbe a prima vista che la stringa sia cambiata, in realtà la stringa qui sotto è rimasta quella originale. Perché? Beh, come sempre, per capire meglio, possiamo copiare il codice e incollarlo in Python Tutor, che ci fa vedere un po' come vengono modellate le varie chiamate, le varie variabili. Metto anche questo, perché ci permette di vedere meglio cosa succede, e visualizzo. Allora, anche qui un po' di zoom. Ok.
Ok, eseguiamo passo passo. Vabbè, ho eseguito la definizione della funzione, ma in realtà lui non ha fatto niente nella console, perché ho solo definito la funzione. Vedete, come abbiamo detto, anche le funzioni in Python sono un oggetto, quindi quello che lui ha fatto è salvarsi questo oggetto funzioni, tipo funzione in memoria con un riferimento che è il nome della funzione. E va bene. Poi eseguiamo la riga 5. Vedete, adesso abbiamo un riferimento myString che punta a un oggetto in memoria che contiene original string. Benissimo. Richiamo la funzione, ci vado dentro. E guardate cosa è successo. Il parametro è diventato, come dire, un altro riferimento nuovo. Li ho chiamati allo stesso modo apposta per confondervi l'idea, le idee, ma in realtà sono due riferimenti separati. Quindi questo myString qui è un'altra variabile che punta allo stesso oggetto originale che abbiamo nel codice principale. Adesso andiamo avanti. Vediamo, eseguiamo la riga 2 cambiando questa stringa. Cosa succede? L'assegnamento fa sì che venga creato un nuovo oggetto in memoria, new string. Ovviamente lo stiamo assegnando a questo myString specifico della funzione, e quindi adesso il nostro myString nella funzione si riferisce a questo nuovo oggetto, ma l'oggetto originale è ancora sempre là, così come il riferimento myString del programma principale. E questo vi fa capire che è vero, myString è cambiata, ma è cambiata myString della funzione, non quella del programma principale. Infatti ora qui stampo new string perché ho stampato il myString della funzione, ma quando ritorno qui stampo il myString originale. Quindi che cosa è successo qui? Vedete, li ho chiamati myString apposta tutti e due, ma nell'esempio ad esempio ho usato nomi diversi, no, non importa. Quello che succede è che qui original string, che è il myString del programma principale, è un riferimento a una stringa originale in questo caso. Quando chiamiamo la funzione creiamo un secondo riferimento myString allo stesso oggetto. Ma dentro la funzione, quando facciamo un assegnamento a myString, lo facciamo a un oggetto diverso, mentre il riferimento originale rimane separato e si riferisce sempre all'oggetto originale. Vabbè, questo è quello che abbiamo visto. Quindi questo cosa ci dice? Che passare i parametri in Python non segue né un approccio per valore né un approccio per riferimento, ma segue appunto questo approccio che può essere chiamato by assignment. L'unico modo di, diciamo così, simulare un passaggio per riferimento dove riusciamo a modificare direttamente l'oggetto puntato è quello di modificare direttamente il contenuto, quindi l'oggetto passato come argomento. In sostanza l'unico modo è passare un oggetto che è mutabile e assolutamente non fare un assegnamento nuovo, ma utilizzare quei metodi che quell'oggetto mutabile ci può offrire per modificare direttamente il contenuto. Vediamo un esempio più chiaro. Sì, qui ci sono ancora due parole di teoria. Quindi quando passiamo un oggetto mutabile in un metodo, vi ricordo che le stringhe non lo sono, il metodo ottiene un nuovo riferimento, come abbiamo visto, allo stesso oggetto e possiamo mutarlo. Ma se facciamo il rebind del riferimento, quindi lo assegniamo con l'uguale, attenzione che l'outer scope, che significa sostanzialmente il programma principale, non può sapere che abbiamo fatto un nuovo assegnamento, e quando tutto è finito il riferimento, l'outer reference, che è quello del programma principale, rimarrà
puntato all'oggetto originale, già detto. Se invece passiamo a un oggetto immutabile, come le stringhe, l'unico modo che abbiamo per modificare questo oggetto passato come parametro è ritornarlo come un nuovo oggetto proprio. Ma vediamo gli esempi. Qui abbiamo una funzione che prova a cambiare il contenuto di una lista. Magari facciamolo, va, così. Quindi change list, my list. Vediamo un po' di cose. E che cosa fa? Vabbè, possiamo stampare innanzitutto quello che abbiamo ottenuto. Got my list. Poi possiamo, ad esempio, ecco qui, la lista è un oggetto mutabile, quindi possiamo usare quei metodi che direttamente ne vanno a modificare il contenuto. Quindi mylist.append, ad esempio, aggiungiamo un numero a questa lista. Stampiamo, vediamo se è cambiata veramente. E facciamo lo stesso lavoro di prima che abbiamo fatto con le stringhe. Qui al posto di myString, di nuovo myList, definiamo una lista ad esempio di tre numeri, 1, 2, 3. E poi diciamo print, ad esempio, before myList. Invochiamo la funzione che dovrebbe aggiungere un numero alla nostra myList e poi stampiamo after. Vediamo se è cambiata veramente. Non sembra cambiare molto rispetto all'esempio delle stringhe, ma come vedete qui non abbiamo nessun assegnamento, non abbiamo nessun myList uguale. Abbiamo un punto append. Vediamo un po'. Definisco la funzione, va bene, non fa niente. MyList. Ah, vabbè, ora ho fatto... Aspettate, eh. Facciamo così, perché sennò... Ok. Meglio. Abbiamo myList che punta alla nostra lista, poi andiamo in change list, vedete stesso comportamento di prima, abbiamo due riferimenti allo stesso oggetto, quindi la print mi dice che dentro la funzione ho ottenuto la mia lista 1, 2, 3, attenzione qui all'append, vedete l'append va a modificare direttamente l'oggetto. E quindi vedete che continua a rimanere un'unica lista con due riferimenti attaccati. La print mi dirà change to 1, 2, 3, 4, ma a questo punto, essendo uno solo l'oggetto in memoria, anche fuori dalla funzione, i cambiamenti si sono riflessi sull'unico oggetto disponibile. Occhio a non fare... questa cosa qui però 1, 2, 3, 4 se facciamo questo ovviamente riperdiamo tutti i benefici, cioè non cambiamo la lista fuori perché l'assegnamento fin qui tutto uguale questa riga qui fa sì che il myList dentro la funzione venga assegnato a una nuova lista. Eccola lì, la lista si sdoppia e quindi questa lista qui interna verrà modificata con il 4, ma quella esterna rimarrà inalterata. È chiara la differenza?
Infatti, se vedete nel laboratorio, nella soluzione che vi ho proposto, utilizzo tutti i metodi che modificano direttamente l'oggetto. Okay? Il punto remove, il punto append che abbiamo visto adesso. Quindi è vero, i riferimenti saranno due, ma agiranno sullo stesso oggetto. Oops. Ok, qui è quello che abbiamo fatto adesso. Quindi, qui di nuovo li ho chiamati in modo diverso, ma è la stessa cosa. Outer list e the list sono due riferimenti alla stessa lista e possiamo mutare la lista usando i metodi appropriati per cambiare la lista. Se invece faccio questo, dopo l'assegnamento, the list punta a un nuovo oggetto, mentre outer list punta ancora all'oggetto originale. Di nuovo, con le stringhe non c'è verso. L'unico modo di modificare l'esempio che abbiamo fatto prima per riflettere il cambiamento della lista anche fuori è quello di creare una nuova lista, per forza, perché non possiamo mutarla, ma poi ritornarla con una return al chiamante. Quindi rispetto a prima ho questa return in più a riga 4 e soprattutto il valore di ritorno me lo salvo in una nuova lista, perché è una nuova lista. Quindi ho new original uguale quello che mi ritornerà la funzione. E da lì posso riutilizzare new original come voglio. E sarà uguale a quella che c'era all'interno, modificata all'interno della funzione. È chiaro? Non è chiaro? Ok. Mi sembra che sì, qui avete ancora i vari riferimenti, ma il blocco si può dire concluso. E passiamo allora a Python Functional, che come dice il nome fa grosso uso di funzioni. Allora, certe cose le abbiamo già dette, mi sembra, nella prima lezione, ma le riprendiamo brevemente. I linguaggi di programmazione supportano diversi stili di programmazione che sostanzialmente dicono come strutturare il problema. Abbiamo i linguaggi procedurali che in sostanza sono un po' come il C, sono composti da una lista di istruzioni che dicono step by step al computer che cosa fare con, ad esempio, l'input dell'utente. Quindi sequenziale, andiamo in avanti. E eseguiamo le varie istruzioni. Ci sono poi linguaggi dichiarativi, non so se avete già visto le SQL nei vari corsi per accedere ai database. Comunque specificano, descrivono in sostanza il problema senza dire tanto come farlo, ma che cosa vogliamo ottenere. Abbiamo poi i linguaggi ad oggetti, tipo Java che state vedendo nell'altra parte del corso, che qui manipolano collezioni di oggetti che hanno attributi, metodi, eccetera. E poi abbiamo i linguaggi funzionali, il paradigma funzionale, che decompone il problema in un set di funzioni e soprattutto funzioni che non dovrebbero avere stati interni. E questo vale per il paradigma funzionale puro, ok? Quindi queste funzioni non dovrebbero dipendere, ad esempio, da variabili globali, non dovrebbero mantenere uno stato, dovrebbero essere stateless, si dice così. Ma poi vedremo che non è proprio questo il caso di Python. Infatti, alcuni linguaggi di programmazione sono implementati per seguire specificatamente un unico paradigma di programmazione. Python, invece, è un linguaggio multiparadigma. Perché? Perché supporta diversi paradigmi di programmazione. Quindi con Python possiamo scrivere programmi o librerie che sono procedurali,
ma anche object-oriented, possiamo avere le classi in Python, oppure, oppure scrivere codice funzionale. Da adesso in avanti ovviamente ci concentreremo su questo aspetto, sul linguaggio, sul paradigma funzionale. Che cos'è functional programming? Beh, è basato su tutta una teoria che si chiama Lambda Calculus, che è stata introdotta nel 1930 da questo signore qui, ma non andiamo a perdere troppo tempo su questi dettagli matematici. Se siete interessati potete trovare tantissime informazioni online. Questo Lambda Calculus è essenzialmente un sistema di computazione che si basa, come dice il nome Functional Programming, solamente sulle funzioni. Ci sono vantaggi sia teoretici che pratici nell'utilizzare il functional programming. Un primo vantaggio è che avendo un programma scritto col paradigma funzionale potete dimostrare, avere una dimostrazione matematica che il programma è corretto. Quindi che con questo tipo di input darà sempre questo tipo di output e questo tipo di output è corretto. Quindi possiamo avere una dimostrazione matematica. Poi c'è anche il vantaggio della modularità, perché vi forza a dividere il programma in vari pezzettini, che sono le varie funzioni. Abbiamo il vantaggio della composability, significa essenzialmente che le funzioni possono essere riutilizzate. Quindi abbiamo scritto una funzione per appendere una stringa in una lista nel nostro laboratorio della scorsa volta, e questa funzione la possiamo riutilizzare anche per un altro programma. E poi anche programmi scritti in modo funzionale sono più tendenzialmente più facili da debuggare e testare. Perché? Perché ad esempio un programma scritto in modo funzionale non fa uso di variabili globali. E quindi quando noi andiamo a analizzare una funzione, non dobbiamo ricordarci, ah ok, questa funzione si riferisce a questa variabile globale che ho definito 25.000 righe più indietro, chissà che valore ha in questo preciso momento quella variabile lì. No, qui le funzioni non fanno riferimento a cose esterne, quindi sono più facili da debuggare e testare. In sostanza, functional programming si focalizza su che cosa vogliamo fare più che come farlo. Le caratteristiche principali di un programma scritto in modo funzionale puro sono che le funzioni sono pure e quindi, come detto, non possono avere nessun effetto collaterale. Vediamo dopo che cosa sono questi effetti collaterali. Uno sono le variabili globali. La seconda caratteristica è che le funzioni sono delle first class object. Questo vuol dire che tutto quello che possiamo fare con i dati possiamo anche farlo con le funzioni. Ad esempio, con i dati possiamo passarli come parametri, ok? Con le funzioni first class object anche le funzioni possono essere passate come parametro, oppure possono essere ritornate dalle funzioni stesse. Questo in Python può essere fatto perché, come detto, tutto è un oggetto, incluse anche le funzioni. E l'altra caratteristica è che tendenzialmente la ricorsione è utilizzata al posto dei loop. Questo è il motivo per cui, se riusciamo, c'è un ultimo blocco che va un po' più in specifico sulla ricorsione. È l'opposto del paradigma object-oriented, dove gli oggetti sono delle capsule che contengono stati interni, una collezione di metodi, eccetera, eccetera. Qui è l'opposto. E coinvolge l'utilizzo di funzioni che sono già definite, anche in Python ci sono, chiamate higher order functions, cioè funzioni che prendono altre funzioni come argomento, oppure che ritornano delle funzioni come risultato. Vedremo una serie di esempi. Magari adesso non è così chiaro, ma facendo gli esempi credo sarà più chiaro. Ok, dicevamo,
nel paradigma funzionale puro le funzioni non devono avere side effects, effetti collaterali. Devono in sostanza assomigliare alle funzioni dal punto di vista matematico. Quindi devono essere deterministiche, quindi dato lo stesso input producono lo stesso risultato sempre, non possono riferirsi a valori esterni, tipo variabili globali, e funzioni senza parametri ritornano sempre lo stesso valore, la funzione costante, insomma, dal punto di vista matematico. In generale, tuttavia, le funzioni nei linguaggi di programmazione tipicamente differiscono dalle funzioni matematiche, perché, ad esempio, in molti linguaggi, incluso Python, non è necessario che le funzioni producano un output, che ritornino un valore. Tante funzioni fanno qualcosa, stampano e escono senza ritornare al chiamante nessun valore. Le funzioni possono riferirsi a valori esterni nei linguaggi di programmazione anche in Python, tipo le variabili globali, e queste variabili possono influenzare l'output. E poi le funzioni possono anche appoggiarsi su strutture dati esterne, come abbiamo visto nel laboratorio, su file di testo, ok? Quindi se pensiamo a un metodo readline, legge una per una le righe di un file esterno. Quindi, in genere, le funzioni in un linguaggio di programmazione non sono pure. In programmi non funzionali, in particolare, le funzioni possono avere dei side effects, quindi gli effetti collaterali modificano lo stato di alcune variabili fuori dallo scope di quella funzione. Ad esempio, scrivono su un file, oppure modificano il contenuto di una variabile globale che è usata da altre n.000 funzioni. Quindi, esempi di effetti collaterali sono appunto le variabili globali e le operazioni di input-output, ad esempio, su file esterni. Vabbè, qui abbiamo un esempio di una funzione che è scritta in modo non funzionale, perché fa uso della variabile globale b, un esempio banale, però fa capire, e quindi mentre a è passata come parametro 5, la return si riferisce a una variabile globale b. Lo possiamo trasformare benissimo in una funzione add di tipo funzionale. Come? Facendo sì che anche b sia un parametro che passiamo alla funzione. Quindi facendo in modo che la funzione non si riferisca a nessun valore interno. Esterno, scusate. Attenzione, Python, come già detto, non è un linguaggio funzionale puro. Ci sono altri linguaggi, tipo mi sembra Scala e altri tipi di linguaggi, che vi forzano a scrivere in linguaggio funzionale puro, quindi non vi permettono di usare variabili globali, eccetera. Python no, con Python potete fare un po' quello che volete. E quindi tipicamente gli effetti collaterali sono sparsi ovunque in Python e in tutte le librerie che utilizziamo. Quindi le variabili sono frequentemente riassegnate, ecco, ci sono strutture dati mutabili, quando in un linguaggio funzionale puro si dovrebbero avere solo strutture dati immutabili. L'input-output c'è spesso, quindi le varie print, i salvataggi su file, eccetera. Quindi il concetto che vi deve rimanere è che in Python il paradigma funzionale è spesso mixato con altri tipi di approcci. Ok? Tuttavia, ci sono alcuni ingredienti che permettono di scrivere codice Python in modo più funzionale possibile. E è un consiglio anche per voi, se mai userete Python, ma anche altri linguaggi, per scrivere il vostro codice, se vi sforzate a scrivere in modo funzionale, magari non puro, ma in modo funzionale, avrete tutti i vantaggi che abbiamo visto prima, inclusa facilità di debugging, di testing, modularità, eccetera. E quali sono questi ingredienti che sono quelli che vogliamo imparare in questo corso?
per rendere codice più funzionale possibile, sono questi elencati qui, che vedremo in queste almeno due lezioni. Higher order functions, ne ho già parlato prima, quindi funzioni che ricevono altre funzioni come parametri o che ritornano funzioni come valore di ritorno. Gli iteratori, vedremo la comprehension, i generatori, poi li andiamo a vedere cosa sono. Alcune higher order functions built-in che Python vi offre già, tipo map and filter, ma poi c'è anche la reduce, ce ne sono altre, e poi le lambda expression. Okay? Questi sono gli ingredienti che sviscereremo nelle prossime ore. Partiamo dal primo. Funzioni di ordine superiore. Allora, un concetto, uno dei concetti principali del paradigma funzionale sono proprio queste funzioni che possono essere nesting, non mi scappa il termine in italiano, dentro altre funzioni. Quindi una funzione è considerata di prima classe se può accettare un'altra funzione come argomento o può ritornarne un'altra come valore di ritorno. Allora, possiamo fare un esempio. Magari lo facciamo, così vi faccio anche vedere un altro modulo che è molto usato in Python, che è il modulo NumPy, un modulo che vi permette di fare tante cose, creare array dinamicamente con dei numeri, eccetera, ma ora vi faccio vedere. Visto che si tratta di un modulo esterno alla libreria standard di Python, va installato. E per questo motivo usiamo PyCharm, perché possiamo così installare il modulo. Allora, faccio un nuovo progetto, lo chiamo lezione 3. Ok, mi ha creato il solito file main, ma io cancello. Qui NumPy sostanzialmente lo usiamo solo per generare una lista di un array di numeri e poi per NumPy vi offre anche delle funzioni, ad esempio per calcolare il seno di una lista di numeri. Vi dà in output un'altra lista dove ogni valore è il seno del valore corrispondente passato in, come argomento. Seno, coseno, tutte le funzioni matematiche. Quindi, per importare un modulo, l'abbiamo visto, scriviamo la parolina import, il nome del modulo, NumPy, e poi possiamo anche magari definire un alias un po' più corto per poi poterlo usare nel nostro codice, as np, ad esempio. Allora, come vedete, PyCharm mi sottolinea NumPy, perché non lo conosce, è un modulo esterno. Però se io ci vado sopra col mouse, mi dà il suggerimento per poter installare il package NumPy. Io ci clicco sopra e lui lo scarica direttamente, lo installa. Ci sono altri modi per installare package in Python, ad esempio tramite linea di comando usando il comando pip. Pip, spazio install, spazio nome del package. Però è comodo qui perché lui me lo fa in automatico. E infatti, ho installato NumPy e ora lo posso usare. Ok? Come prima cosa mi creo una lista di numeri. La potrei creare a mano, NumPy mi offre dei metodi per crearla in modo più strutturato. Tipo numberList uguale np, che è l'alias che ho scelto per il mio package, punto arrange, che come dice il nome è simile alla funzione range, che abbiamo già visto e rivisto, con un A davanti, a cui, come nella funzione range, posso passare
un valore di inizio inclusivo, un valore di fine esclusivo e lo step. Allora, per mantenerci in linea con l'esercizio che c'è, l'esempio che c'è sulla slide, allora si partiva da zero, voglio arrivare fino a 2 volte pi greco, così perché l'ho scelto, 2 per np.pi, vedete, lo stesso package mi dà la costante pi greco che posso riutilizzare. Quindi da 0 voglio arrivare a 2 pi greco escluso, con uno step di pi greco fratto 10, quindi di 0,3 qualcosa. np.pi fratto 10. Quindi che cosa mi aspetto da questo arrange? Una lista di numeri che va da 0 a 2 pi greco escluso a step di 0,3, quindi sarà 0, 0,3, 0,6. Arrange purtroppo non ritorna direttamente una lista, ma una struttura dati interna al package NumPy, quindi posso usare il metodo toList al fondo per convertire questo array in una lista. Vediamo un po' se è vero quello che ho detto. Proviamo a printare questa lista. Direi di sì. Vedete, il primo numero è 0, il secondo è 0,3 qualcosa, il terzo è 0,6, eccetera, eccetera, e si fermerà, ora qui non riesco a visualizzare, ma un po' sotto 2 pi greco. È stato solo un modo di farvi vedere un altro modulo e come si utilizza. È un modulo che troverete spessissimo se avete a che fare con Python. Ok, noi cosa vogliamo fare? Calcolare, ad esempio, un po' di funzioni matematiche su questa lista. Il seno di questa lista, il coseno, l'esponenziale di ogni valore presente in questa lista. Va bene, allora potrei pensare di dire def du seno, a cui passo i miei numeri, la mia lista, oops, e che cosa faccio? Ad esempio ritorno np.seno, questo è un altro metodo che ci offre NumPy, a cui passo numbers, la mia lista di numeri. Ok? Funzione per calcolare il seno. Magari la metto sopra perché di solito la definizione delle funzioni sta prima del programma principale. Magari voglio anche calcolare il coseno. Va bene, allora do cos, a cui passerò la mia lista e semplicemente ritorno una nuova lista che mi calcola NumPy, np.cos numbers. Vedete, queste funzioni di NumPy mi permettono di, in una riga di codice, di ritornare il risultato che voglio, altrimenti avrei dovuto fare un for e per ogni elemento calcolare il seno, mettere tutto in una lista e ritornarla. Fa tutto lui, in sostanza. Magari voglio fare anche l'esponenziale. 2exp numbers, due punti, return np.exp numbers. Ok, ho le mie funzioni per fare quello che devo fare, e va bene, ops, mi sono perso, ok. Quello che posso fare è, mi creo la mia lista, poi ad esempio, che ne so, exp list, calcoliamo l'esponenziale usando la funzione che ho appena definito, quindi 2exp di number list. E poi magari la stampo. Ok? Quindi uso una delle funzioni che ho creato prima per calcolare l'esponenziale. E vedete qui ottengo non proprio una lista perché NumPy non, ma posso convertirla in lista facendo così, credo. Con list oppure con toList.
Sì, anche list funziona. Vedete, non partiamo più da 0, ma da 1 in questo caso, e via dicendo. Qual è lo svantaggio di questa soluzione? Secondo voi? Che è perfettamente lecita, eh? Un possibile svantaggio è che per ogni operazione che... Scusi. Sì? Sto vedendo che anche la casa ha lo stesso problema, ma NumPy non è possibile importarlo. Hai provato a fare come ho fatto io, quindi scrivere import NumPy in PyCharm. Sì. Magari poi nella pausa vediamo, ok? Okay? E mi fai vedere direttamente sul tuo schermo. Prego. Dicevo, un possibile svantaggio è che per ogni operazione che voglio fare devo definire una nuova funzione, scrivere def, che ne so, do qualcosa per quella specifica operazione. Come possiamo fare per semplificare un po' il codice e renderlo più funzionale? Sfruttare le funzioni di ordine superiore. Guardate cosa succede. Potrei definire, invece di una funzione per ogni operazione, un'unica funzione generica, doCalc, che riceve sia i numeri su cui fare il calcolo, ma allo stesso tempo anche la funzione da applicare. Ok? Mi seguite? E come e cosa ritorno? Beh, ritorno la funzione applicata ai numeri. Quindi al posto di avere queste tre funzioni, queste n funzioni in teoria, perché potrei volere anche altre operazioni, io ne ho una sola generica che riceve sia i numeri che la funzione da applicare. E cosa fa? Semplicemente applica la funzione ai numeri e ritorna il risultato. Vedete che è una funzione di ordine superiore perché, oltre a degli oggetti standard, una lista di numeri, riceve come parametro un'altra funzione, fn. E come possiamo fare a utilizzare questa roba qui? Ad esempio, dicendo print doCalc di che cosa? Sui miei numeri, number list, e che cosa voglio calcolare? L'esponenziale. Ce l'ho una funzione per calcolare l'esponenziale di una lista? Sì, me la dà NumPy, num.exp. Fine. Voglio calcolare il seno? Print doCalc number list np.sin. Vedete? È la funzione senza le parentesi. Il suo nome. Ora, questa è una funzione che ci offre un modulo esterno, ma potrebbe essere anche una nostra funzione, nessuno lo vieta. Lanciamo e vedete, vabbè, qui possiamo sempre tradurre in liste vere e proprie con la funzione list, ma in sostanza fa il lavoro di prima, avendo però definito un'unica funzione generica. È chiaro il passaggio tra i due approcci? E quindi questo è uno dei primi ingredienti della programmazione funzionale, il poter passare funzioni come parametri e poi utilizzarle. Se torniamo alle slide, vabbè, questo è quello che abbiamo fatto adesso. Quindi, mentre prima ci serviva una definizione di una funzione separata per ogni operazione, con questo modo qui
Ci basta una sola riga per ogni nuova funzione. Non solo, le funzioni di ordine superiore possono essere passate come parametri, ma le stesse funzioni di ordine superiore possono ritornare delle funzioni. Facciamo il secondo esempio di oggi. Allora, provate a farlo voi, senza ovviamente guardare le slide. Questo potete farlo sia su PyCharm che su REPL, non usiamo NumPy. Provate a scrivere una funzione che prenda un array di numeri, okay, una lista di numeri come parametro, e restituisca una lista i cui valori sono tutti incrementati di 2 rispetto ovviamente alla lista originale. Come vi verrebbe da fare? Potete provare. Quindi una funzione che riceve una lista di numeri, aggiunge 2 a tutti i numeri e ritorna quella lista modificata. Sì, arriva. Allora, nel frattempo, per chi ha problemi a installare NumPy, un'alternativa, se PyCharm non vi offre il suggerimento automatico, è quello di andare sul terminale di PyCharm. Qui lo vedete in basso, qui a sinistra, Terminal. Vi apre sostanzialmente una finestra di terminale nel vostro progetto. E per installare un modulo potete scrivere pip 3, 3 sta per Python 3, pip è il comando. Pip 3 install e poi il nome del modulo numpy. Cliccate invio e lui mi dice che io ce l'ho già installato, ma se non ce l'avete installato, lui lo scarica e lo installa e quando finisce potete usarlo. Ok. Allora, tornando al nostro esercizio semplicissimo, scriviamo una funzione che aggiunge 2 ad una lista di numeri. Def add 2. Ok, riceve una lista di numeri, 2 punti. Per me la soluzione più facile che mi viene in mente è ricreare una lista nuova e poi ritornarla. Altrimenti si potrebbero usare le append, eccetera, come abbiamo visto prima. Ma se decido di fare un riassegnamento o di creare una nuova lista, mi devo ricordare poi di ritornarla al chiamante. Quindi
Definiamo una lista inizialmente vuota, inc numbers, uguale lista vuota. Poi, per ogni numero presente nella lista che ho ricevuto, quindi for n in numbers, che cosa faccio? Vado ad aggiungere nella lista vuota il valore n corrispondente più 2. Quindi, inc numbers.append n più 2. E quando ho finito, quindi quando sono fuori dal ciclo for, ritorno inc numbers. Semplice, no? Quindi prendiamo una lista di numeri my numbers, qui siamo nel programma principale, 1, 2, 3, e stampiamo print, solo per vedere cosa succede, add 2 di numbers, di my numbers, scusate. Ok? Abbastanza semplice. Lancio. E vediamo 3, 4, 5. La lista my numbers incrementata di 2. Credo che più o meno a tutti sia venuta in mente una soluzione del genere, se non avete guardato le slide. Qual è il problema di nuovo qui? E se mi serve, che ne so, l'add 3? L'add 4, l'add 25, dovrei avere un'add diversa, no? Quindi definirmi a mano un'altra funzione. Ora, questo è un esempio banale. Sono d'accordo che basterebbe avere qui un secondo parametro incremento. Ma facciamolo dal punto di vista funzionale. Come potrei fare? Beh, potrei avere una funzione di nuovo generica, al posto di essere add 2, add 3, add 25 e add num, a cui passiamo l'incremento che vogliamo aggiungere alla nostra lista. Adesso qua dentro conosciamo l'incremento che vogliamo utilizzare. E allora noi potremmo pensare di avere una definizione di funzione dentro la stessa definizione. Def add inc numbers. Quindi una funzione, vedete, che mantiene lo stesso prototipo di prima. Abbiamo un unico parametro che sono i numeri a cui vogliamo aggiungere un certo valore, ma al posto di essere add 2, add 3, add 4 è add inc. Perché lo posso fare? Perché nello scope qua dentro, quindi all'interno di questa funzione add num, io conosco l'incremento, ci posso accedere e quindi non ho più bisogno di saperlo neanche dall'esterno. Quindi qui rimane tutto uguale, ma non è più n più 2, ma è n più increment. Lo conosco, perché sono dentro alla funzione addNum, che ha ricevuto increment. Dopodiché, questa è una funzione definita, quindi no, non fa niente, però io posso ritornarla. Return addInc. Senza le parentesi. Vedete? Sto ritornando una funzione al chiamante che potrà poi utilizzarla. Non la sto invocando, non ci sono le parentesi. E che cosa posso fare dal... cancelliamo questo di prima. Che cosa posso fare dal programma precedente? Beh, potrei dire che per me add, non lo so, 24 è uguale a add num di 24.
attenzione, eh? E cosa ho fatto qui? È come se mi fossi recuperato questa funzione qui con il valore 24. Mi sono preso, mi sono costruito, diciamo così, questa funzione, me la sono salvata in add 24, ho creato un add 24 e ora lo posso usare. Quindi posso dire print add 24 di my numbers. Vedete? In sostanza questa funzione addNum, quella esterna, è come se fosse un costruttore di queste funzioni. Ti costruisce al volo una funzione per aggiungere un numero che scegliamo noi. Quindi add24, ok, chiediamo al... Ora, costruttore è il termine sbagliato, ma prendetelo per buono. Chiediamo al nostro costruttore addNum di impacchettarci una funzione che aggiunga 24 ad una lista di numeri. E allora il nostro costruttore che cosa fa? Mi definisce questa funzione con l'increment 24 e ce la ritorna. Non la sta applicando, ce la ritorna. Siamo noi che poi possiamo usarla quando vogliamo. Io non ho capito una cosa che ha spiegato, nel senso, io faccio add 24, però non richiamo la funzione per my numbers. E quindi non ho capito cosa faccio, ma vedete per 24, lo passa alla funzione e poi lo ritorna e basta. Allora, esatto. Allora, il vostro compagno no, non capisce bene che cosa è invocato e che cosa no. Che cosa succede quando invochiamo add number? Noi invochiamo la funzione più esterna, giusto? A cui passiamo 24 come parametro. Che cosa fa lui? Lui ci impacchetta, diciamo così, una funzione addInc in cui c'è un riferimento al valore 24 che gli abbiamo passato. Ce l'ha il pacchetto e ce la ritorna, ma non la sta invocando. Siamo noi che poi possiamo invocarla a piacimento. In sostanza, questa addNum24 è una addInc che può riferirsi al valore 24, perché lui il valore 24 se lo ricorda, lo conosce, perché lo prende dalla funzione esterna. Ripeto, questo è un esempio che si poteva fare benissimo nel modo più semplice con i due parametri. Ci sono altri casi in cui però questo diventa il metodo più facile, più facile da seguire, dove l'altro modo non è possibile, ecco. E poi questo segue il paradigma funzionale, nel senso era per farvi vedere l'utilizzo di queste higher order functions, quindi funzioni che oltre a ricevere funzioni come parametri, l'esempio di prima, possono anche ritornarle. Può non sembrare tanto chiaro, ma magari poi con gli esercizi si capisce meglio. Ok. Se non ci sono altre domande. Sì, dimmi. Puoi ripetere la domanda? Che non... Ah, ok, tu stai dicendo noi ad inc non... Esatto, no, non la richiamiamo mai. No, tu in sostanza dovresti vedere questa add num 24 come un ad inc. Perché? Perché questa add num 24 in sostanza ci ritorna ad inc. Quindi questa add 24 è ad inc. Ok? Vedi che la addNum ritorna addInc, quindi da questa parte dell'uguale noi è come se avessimo una addInc con un nome diverso, ma è sempre addInc. Quindi qui è come se invocassimo addInc con numbers. La differenza è che questa addInc si ricorda, diciamo così, detta male, il valore di increment, perché gliel'abbiamo passato qui.
Esatto, c'è questo doppio passaggio che bisogna seguire. Ok? Comunque c'è anche un link da cui ho preso questi esempi che magari leggendolo vedete un altro punto di vista e capite meglio. Ok, questo l'abbiamo fatto. Iteratori. Che cosa sono gli iteratori? Secondo ingrediente per scrivere codice nel modo più funzionale possibile. Un iteratore rappresenta uno stream di dati. In sostanza, un iteratore ritorna un elemento per volta tramite il metodo next. L'iteratore lancia un'eccezione di tipo stop iteration quando non ci sono più elementi. Tantissimi tipi di dati in Python, tipo le stringhe, le liste, i dizionari, supportano gli iteratori, nel senso che su queste strutture dati abbiamo visto possiamo ciclarci sopra, no? Prendendo un elemento per volta, ad esempio nei cicli for. Quindi quello che succede in sostanza in un ciclo for è che il ciclo, il tipo su cui cicliamo viene trasformato in un iteratore, poi con il metodo next andiamo a prendere un elemento per volta. Oops. Ok. Con un iteratore possiamo solo andare avanti, non c'è modo di tornare agli elementi precedenti. E quando raggiungiamo la fine di un iteratore, la soluzione è ricrearlo da zero. Data un tipo di dato che supporta l'iterazione, cioè su cui ci possiamo ciclare, possiamo sempre, se serve, recuperare l'iteratore corrispondente con la funzione esistente iter. Ad esempio, data una lista, L uguale 1, 2, 3, noi possiamo sicuramente ciclarla in un ciclo for, fare for x in L e fare quello che vogliamo con x. L'altra soluzione è recuperarsi l'iteratore, it uguale iter della lista, e poi usare il metodo next per andare avanti in questa lista. Ad esempio, il primo print del primo next ci restituirà 1, poi se facciamo il secondo next ci restituisce 2, facciamo il terzo next ci restituisce 3, facciamo il quarto next si incazza perché ovviamente la lista è finita. Ok? Ma non lo faremo mai nella pratica, però è per introdurre il concetto di iteratore. Quindi gli iteratori, come detto, sono tipicamente usati nei cicli for, voi non ve ne accorgete, ma è quello che succede, e possono anche essere usati in altri modi, tipo per fare l'unpacking dei vari elementi di una lista. Se vedete lì, abbiamo la nostra solita lista 1, 2, 3, ci prendiamo il suo iteratore e poi possiamo fare questa operazione un po' strana. È spesso anche un po' inutile perché o impossibile perché a priori non sappiamo quanti elementi ci sono nelle liste. Comunque, volendo, si può fare l'unpacking dei singoli elementi. Quindi vedete, ho tre variabili che corrisponderanno ai tre elementi della lista. A conterrà 1, B conterrà 2, C conterrà 3. E gli passiamo l'iteratore e lui in automatico fa l'unpacking, cioè butta dentro l'1 in A, il 2 in B, il 3 in C. Se lo trovate, questo è il senso. Vabbè, ci sono anche funzioni tipo range, ma anche altre che vedremo, che ritornano direttamente un iteratore, piuttosto che una sequenza, tipo una lista. Nel senso, se andiamo su REPL, no? La funzione range l'abbiamo già vista tante volte.
supponiamo di volerci creare una lista di numeri di nuovo che va da 0 a 9, range 0,10, giusto? Il primo inclusivo, il secondo esclusivo, semplice. Tuttavia, se io faccio la mia print di my numbers, non ho quello che mi aspetto. Ho questa roba strana qui. Se voglio una lista, l'abbiamo già fatto, devo usare ad esempio la funzione built-in list per tradurre quello che mi ha sputato fuori range in una lista. Ok? E che cos'è quello che mi ritorna invece la funzione range da sola? Questa roba qui che lui stampa in questo modo. È un iteratore. Infatti io potrei dire print next, credo, proviamo insieme, print next di my numbers. No. Forse bisognerebbe ancora fare un passaggio in più. In ogni caso, prendetelo per buono, ci sono delle funzioni appunto che non ritornano direttamente alla lista come abbiamo visto, ma spesso un iteratore. Perché? A qualcuno viene in mente un possibile vantaggio di avere un iteratore piuttosto che direttamente tutta la lista? Possiamo ritornare quante variabili vogliamo, in realtà anche la lista può essere lunga quanto vogliamo. Ok. All'open memoria tutti della lista. Perfetto. Un modo per... Come dice giustamente il vostro compagno, il vantaggio principale è sia soprattutto quando le strutture dati sono molto grandi, contengono tantissimi elementi. In quei casi, se noi ritorniamo direttamente la lista, andiamo subito a occupare una porzione di memoria enorme. Il concetto di iteratore è di dire, ok, io ti offro un iteratore, non allochiamo ancora tutta la lista, magari non ci servirà neanche tutta, io ti do un modo per scorrere elemento per elemento, senza dover per forza avere tutta la lista tutta subito, che magari non mi servirà. Ok? Questo concetto qui si chiama lazy evaluation. Quindi, ritornando all'iteratore, Python non ha bisogno di allocare tutta la memoria necessaria per la lista, ma ci permette di recuperare elemento per elemento, e questo ci permette di salvare memoria e ridurre il tempo di esecuzione. Perché ovviamente per allocare una lista enorme tutta in un colpo ci vuole del tempo anche, oltre che memoria. Questa lazy evaluation è molto utile quando i dati sono tanti. Domande? Quindi questo era il secondo ingrediente, gli iteratori, che è bene conoscere, perché poi vedremo che rientreranno anche da altre parti. Il terzo ingrediente è chiamato list comprehension. Allora, programmare in modo funzionale significa fare un po' uno shift nel modo di pensare, cioè da come il programma deve funzionare, noi vogliamo invece comunicare che cosa il programma deve fare. List comprehension è un modo appunto che possiamo utilizzare per evitare di scrivere una sequenza di istruzioni che specificano come fare le cose passo dopo passo. Piuttosto, con questa espressione qui, in un modo conciso, riusciamo a dire direttamente che cosa vogliamo alla fine. List comprehension è semplicemente un modo conciso per creare delle liste partendo, utilizzando il concetto di iteratori. Questa è la sintassi. La sintassi che possiamo usare è la mia lista, quindi il nome della variabile, uguale, tra parentesi quadre,
un'espressione, un ciclo for item in iterable, quindi un oggetto iterabile, e una condizione, if condition uguale uguale true ad esempio, ma possiamo mettere la condizione che vogliamo. Facciamo degli esempi pratici perché so che così non si capisce. Allora, di nuovo, facciamole insieme. Data la seguente lista, vogliamo un programmino che ci crei una nuova lista con tutti i frutti che contengono la lettera A. Banale. Allora, vado su REPL. Potete farlo anche voi insieme a me. Definiamo la nostra lista, ma mettiamoci quello che vogliamo. Banana, mela, cherry, kiwi e mango. Ok, la lista di frutti. E vogliamo recuperarci la sottolista, diciamo così, che dei frutti che contengono la lettera A. Qual è il modo che vi viene in mente al volo? Ma a me di nuovo come prima mi viene in mente di definire una lista vuota. Ok, ciclare su quella originale, for x o for fruit in fruits, no? E poi dire, ok, se questo frutto in questo giro del ciclo contiene la lettera A, la vado ad aggiungere mano a mano alla mia new fruits, no? If, come facciamo? A vedere se un carattere è presente in una stringa. Possiamo usare la in. If A, il carattere, in fruits, e fruit, senza la S. A quel punto lì, new fruits.append fruit. Ok, questo però è un codice procedurale, no? Lo vedete, abbiamo un set di passi eseguiti sequenzialmente, tra cui il ciclo che ritorna su, e passo dopo passo dico in modo procedurale a Python, diciamo così, che cosa fare. Traduciamolo in linguaggio funzionale. Usiamo list comprehension. Io posso fare questo in una sola riga. Facendo come? Facendo new list uguale, le parentesi quadre, una list comprehension, creiamo una lista, abbiamo visto che le liste si creano con le parentesi quadre. Posso dire così. Fruit, un'espressione, un ciclo, for fruit in fruits, fatemi allargare un po' qua, e a questo punto è come se avessi ricreato la lista originale. Io qua sto dicendo, prendi un frutto per ogni frutto in fruits. È chiaro? Prendi un frutto per ogni frutto in fruits. Qui sto riprendendo la lista originale, ma posso aggiungerci una condizione. Prendilo solo se if A in fruits, fruit. Ok? Quindi, prendi un frutto per ogni frutto in fruits, se quel frutto contiene la A. Non gli sto dicendo come farlo, gli sto spiegando cosa mi serve, in sostanza. Quindi con una sola riga
riesco a ricrearmi la lista che mi serve. Questo lo eliminiamo, lanciamo, banana, mela, panna. Alla fine questi sono esempi abbastanza facili, voi mi direte vabbè ma è uguale, però poi in un programma più grande vedete che le cose iniziano a cambiare, perché abbiamo meno righe di codice, abbiamo meno effetti collaterali, abbiamo... Questa è la list comprehension. Quindi dal come costruire la lista, il focus è, dico cosa vorrei che la lista contenesse. Si possono fare anche cose più, come dire, un po' più complicate con la stessa sintassi, possiamo complicare la sintassi. Ad esempio, che cosa stampa questa list comprehension? Qui è un po' più complicato perché come espressione non abbiamo più un singolo valore, frutto o x che era, ne abbiamo due. Ma perché ne abbiamo due? Perché abbiamo messo due cicli for. XY, quindi prendiamo XY. Per ogni x in 1, 2, 3, per ogni y in 3, 1, 4, se x è diverso da y. Qui è come se fossero due cicli for annidati. Quindi, al di là di quello che stampa, vediamo la versione imperativa, che forse dovrebbe essere più chiara, almeno a questo punto per voi. Ecco, questa comprehension qui si traduce esattamente in questo codice. Quindi i due cicli for annidati e la if nell'ultimo ciclo for. Quindi abbiamo al primo giro del ciclo for esterno, consideriamo l'1 e poi per l'1 prendiamo i tre valori di y. Quindi avremo 1, 3, 1, 1, no, perché x uguale a y, 1, 4, sì. Poi passiamo al 2 di quello esterno, 2, 3, sì, infatti c'è, 2, 1, c'è, 2, 4, va bene, tutti diversi. Poi passiamo al 3, in quello esterno, 3, 3, no, perché x è uguale a y, 3, 1, sì, 3, 4, sì. Questo per dirvi che possiamo anche avere cicli for annidati nella list comprehension. Oh, finalmente, esercizio. Non è ancora al laboratorio, ma come le altre volte vi lascio un quarto d'ora circa, 20 minuti per farlo, lo vediamo insieme e poi magari facciamo anche la pausa. Esercizio, quindi, data una sequenza di numeri da 1 a 20, ovviamente dico una cosa più generale, tutti gli ingredienti che abbiamo visto, ripeto, servono per rendere il codice più funzionale, quindi possiamo prenderli, usarli un po' come vogliamo. Gli esercizi che vediamo e quelli che ci saranno all'esame saranno proprio improntati sullo scrivere sfruttando questi ingredienti. Quindi è vero che abbiamo sempre magari la versione imperativa lì facile da pensare e se magari la scrivete anche giusta, però sicuramente se vi si chiede di scrivere in modo funzionale magari non avrete il punteggio massimo perché non avete usato gli ingredienti che abbiamo visto. Okay. Quindi bisogna cercare di sforzarsi a usare questi ingredienti, a capirli e ad utilizzarli. Andiamo avanti con l'esercizio. Data una sequenza di numeri da 1 a 20, scrivere un programma che produce una lista, ok, che abbia la parola
in sostanza pari e dispari a seconda se il numero corrispondente è pari o è dispari. Quindi abbiamo una lista di numeri da 1 a 20 e l'output è una lista di 20 parole in cui la parola è pari se il numero corrispondente è pari e dispari viceversa. Quindi 1 è dispari, la parola corrispondente sarà dispari, pari per 2, dispari per 3, eccetera. Provate prima a farlo con la versione imperativa, procedurale, quella che vi viene in mente subito, e poi a tradurre, diciamo così, quello che avete fatto nella versione funzionale e in particolar modo utilizzando list comprehension. Ok? Allora, vedo che qualcuno ce l'ha fatta, qualcuno è quasi lì. In effetti questo esercizio era per mostrarvi anche come la sintassi può essere flessibile, ma vediamo dall'inizio la versione imperativa, quella che è di più facile intuizione, segue più o meno il pattern che abbiamo visto prima. Mi creo una lista inizialmente vuota e poi scorro la lista originale e solo nei casi in cui mi va bene il numero, in questo caso lo vado ad aggiungere mano a mano alla mia lista result. La lista originale era una lista di numeri da 1 a 20 o da 0 a 20, non mi ricordo, da 1 a 20. E quindi una range 1, 21, ok? Quindi posso fare un for number in range 1, 21. Non sto lì a salvarmi la lista originale da qualche parte, la uso direttamente nel ciclo for, tanto chi se ne frega. Ok, prendiamo il numero. In questo caso dobbiamo capire se pari e dispari, e a seconda di questa cosa mettiamo il valore associato nella mia lista result. Ecco, a differenza di prima dove andavamo a filtrare i numeri, quindi la lista risultato era più corta, qui sarà esattamente della stessa lunghezza. Come faccio a capire se un numero è pari o dispari? Mi sembra che l'abbiate capito tutti. Utilizzo l'operatore modulo dividendo per 2. Quindi se il resto della divisione per 2 è 0, vorrà dire che il numero è pari, altrimenti sarà dispari. Quindi if number per 102 uguale a 0, se il resto della divisione per 2 è 0, il numero sarà pari, result.append pari, else, qui o è bianco e nero, result.append dispari, e alla fine stampo result. Vediamo un po', direi che ci siamo, dispari pari, e via dicendo. Ok, proviamo a tradurre questo nella versione funzionale con list comprehension. Result uguale, parentesi quadre. Allora, le slide dicevano che list comprehension prevede un'espressione, però vedete che prima abbiamo usato semplicemente un riferimento all'item del for frutto in frutti. Però questa espressione può essere anche più complicata, può a sua volta contenere delle if e delle else, ad esempio. E poi possiamo anche avere una condizione alla fine. Adesso, se noi proviamo a mettere solo la condizione alla fine, non ce la caviamo tanto, perché... Dov'è? Qua. Perché se seguiamo l'approccio di prima, io potrei pensare di dire pari,
Poi abbiamo il nostro ciclo for number in range di 1,21. E poi la condizione finale, ad esempio, if number per 102 uguale a 0. Qual è il problema? È che qui aggiungo solo i pari e non i dispari. Non è un modo per aggiungere nello stesso momento entrambe le condizioni. Questo è uno dei casi in cui si può complicare l'espressione davanti con delle if e delle else senza dover mettere in questo caso l'espressione dietro. Cioè io posso dire pari if number per 102 uguale a 0, else dispari. È chiaro? Io qui a number ci posso accedere, perché anche prima accedevamo a frutto for, frutto in frutti. Qui a number so qual è il number di ogni giro, e beh, posso complicare l'espressione dicendo metti pari se questo numero per 102 uguale a 0, altrimenti metti dispari. Proviamo un po'. Sì, direi che sono uguali. Ok, quindi oltre alla condizione finale, che ci serve più che altro quando dobbiamo andare a filtrare gli elementi, possiamo anche avere delle espressioni più complicate a sinistra. No. Nella condizione finale, se provate a mettere la else, vi dà errore. La condizione finale è proprio solo un filtro che si può applicare, quindi prendi quell'elemento lì del ciclo solo se è questo caso, però non puoi dire altrimenti fai questo. Infatti se proviamo... Beh, ora non lo sei, sì, vedi, da errore. Quindi quando dobbiamo... ciclare, filtrare, la condizione va alla fine. Quando invece abbiamo delle condizioni più complicate, all'inizio. Ok, direi che possiamo fare la pausa. Riprendiamo un quarto d'ora, quindi alle 4:10. Che cosa ci rimane? Beh, ci rimane sicuramente subito un altro esercizio. No. Parleremo di generatori, faremo un esercizio e poi il laboratorio con i classici esercizi che avete imparato a conoscere. Ok, pausa fino alle 4:10. Ok, allora c'era un errorino sulla slide, nella range manca un 1. Vabbè, dettagli. Al posto di essere una lista da 1 a 20 e una lista da 0 a 20 in questo caso. Va bene, riprendiamo con l'ultimo argomento di oggi, che sono i generatori e la generator comprehension. Allora, con la list comprehension che abbiamo visto adesso, cosa otteniamo? Otteniamo una lista, no? Tutta insieme, tutta in un colpo. Avevo detto prima, parlando di iteratori, che questo può diventare problematico quando abbiamo una grande quantità di dati. E quindi il generare una lista tutta intera in un'unica volta può diventare dispendioso. Allora, la differenza con i generatori è che i generatori sono lazy, cioè ritornano un iteratore che ci restituisce un valore quando necessario, senza dover allocare, diciamo così, tutta la struttura dati, tutti i valori in un'unica volta.
E il focus dei generatori è sul come ottenere i dati, si ottengono uno per volta chiamando il metodo next oppure inserendo il generatore in un ciclo. Possiamo creare generatori esattamente come facciamo la list comprehension. L'unica differenza sono le parentesi, che al posto di essere quadre sono tonde. Andiamo un attimo qui. Ok, supponiamo, vogliamo generare una lista di numeri da 0 a 2. Da 0 a numero che vogliamo. Allora, con la list comprehension noi faremmo così. My list, di nuovo, qui sarebbe più comodo definire direttamente la lista, ma è solo un esempio. List comprehension n for n in range di 3. Questa list comprehension ci crea una lista di numeri da 0 a 2. Infatti, se faccio la print, my list, mi aspetto proprio questo. E infatti. Ok, cosa succede se la lista contiene un milione di elementi? Che questa list comprehension diventa lenta, dispendiosa dal punto di vista della memoria, eccetera, eccetera, eccetera. Possiamo ovviare a questo creandoci invece un generatore, cambiando semplicemente le parentesi. Da quadri diventano tonde. Diamo magari anche un nuovo nome, perché questa non è più una lista, ma è un generatore di numeri. Generate ints. Che cosa succede? Se provo a stampare direttamente, vedete, mi stampa qualcosa di strano, un po' quello che succedeva prima con la range. Mi stampa che questo è un generator object, eccetera, eccetera, ma non mi stampa direttamente la lista, perché non è ancora allocata. Io però con questo generatore, quando voglio, posso generare i miei numeri da 0 a 2. Facendo cosa? Usando il metodo next. Scrivendo next di generate ints, vado a prendere il primo valore generato da quel generatore, che in questo caso sarà 0. Infatti mi stampa 0. Me ne serve un altro, mi serve l'elemento successivo, chiamo di nuovo la next. Ctrl C, Ctrl V, incollo, ora ho due next, mi aspetto il primo e il secondo valore, 0, 1, e posso andare avanti. Del tipo 012. Cosa succede se faccio ancora una next? In questo caso si arrabbia perché il generatore ha finito, siamo arrivati a 2 e infatti stop iteration mi genera l'eccezione. Quindi accedo, posso accedere a un elemento per volta, ma non alla lista complessiva. Ovviamente oltre al metodo next posso inserire il mio generatore in un ciclo for e lui farà queste chiamate a next in automatico, tipo for i in generate ints, due punti, print i. Ok? Lui qui non mi dà più errore perché in automatico fa le next che sono necessarie e poi si ferma. Il concetto è lo stesso però. Ok? Quindi i generatori sono la versione lazy della list comprehension, la generator comprehension, che è questa, dove cambiano solo le parentesi esterne. Possiamo anche creare, però, visto che la sintassi è un po' limitata, come abbiamo visto anche per la list comprehension, possiamo anche creare dei generatori un po' più complicati che non potrebbero essere definiti con la sintassi di base utilizzando del codice imperativo. L'unica differenza è che al posto della return usiamo la parolina chiave yield.
Usando questa parolina chiave, in automatico la funzione diventa un generatore. Facciamo questo esempio. Supponiamo di voler generare, di avere un generatore generico che ci generi numeri interi da 0 a n, dove n lo decidiamo noi. Ok? Quindi non possiamo farlo con una generator comprehension perché non abbiamo la possibilità di passargli il parametro, cioè dove vogliamo fermarci. Lo possiamo fare però definendo una funzione in modo normale, facendo però attenzione a utilizzare la parolina chiave yield al posto di return. Ora vi spiego perché. Generate ints a cui passiamo il valore finale n. Come possiamo fare? Beh, in sostanza questo generatore dovrebbe ciclare da 0 a n-1, se usiamo il range, e restituirmi volta per volta il valore. Beh, ci sarà sicuramente un ciclo for number in range n. E cosa succede? Se io scrivessi qui una return number, ok? Cosa succederebbe? Che quando io chiamo questa funzione, al primo giro del ciclo, quindi quando number vale 0, lui mi fa una return e mi ritorna 0. E mi ritornerà sempre 0. Tutte le volte che lo chiamo ritornerà 0. Perché c'è una return immediata. Io non voglio questo, voglio che la funzione si ricordi il punto in cui era arrivata e mi ritorni un numero per volta. Lo posso fare tramite la parolina chiave i e ld, che è una return un po' particolare, nel senso che la prima volta che chiamerò questo generatore mi ritornerà 0, quindi la yield si comporta come una return normale, ma si ricorderà del punto in cui è arrivata. E quindi è come se il flusso di esecuzione si bloccasse al primo giro del ciclo. Alla seconda chiamata lui non riparte da zero, riparte da dove era arrivato. Torna su, fa il secondo giro del ciclo e mi fa la return del secondo numero, bloccandosi lì e ricordandosi number, cioè dove era arrivato. Con questa, questa è solo una definizione del generatore, ovviamente poi nel programma principale lo vado a creare perché devo specificargli che tipo di generatore voglio, cioè devo dargli il parametro finale, un po' come facevamo prima con la add 24 della funzione che ritorna un'altra funzione. Mi creo un generatore specifico utilizzando la definizione generica che ha come parametro n. Il mio gen, chiamiamolo gen 3, sarà un generate ints di 3. Ho creato un generatore di numeri che vanno da 0 a 2, ma potrei anche crearmi un gen 25 e così via. E di nuovo, adesso con questo generatore posso farci quello che facevo prima. Posso usarlo in un for, posso usarlo con le next. Facciamo un gen diverso, un gen 10. For i in gen 10, print i. Sì, ovviamente se è un gen 10 gli devo dire che è 10. Ok? È chiaro la differenza tra una return e una yield? Se io qua avessi avuto return, eseguiamo, perché non funziona? Perché questa roba qui non è iterabile, è una funzione che può solo essere richiamata. Mentre con la parolina chiave yield
diciamo così, Python in automatico riconosce che quello che stiamo creando è un generatore e quindi ci restituisce un oggetto iterabile. Però per farvi vedere, se avessi avuto una return, va bene, non posso usarla nel for, ma anche se la chiamo più volte, non so se possa funzionare in questo modo, volevo farvi vedere. No, cioè io potevo chiamarla n volte così, facendo magari una print, ma vedete che il valore è sempre zero, perché c'è subito la return che fa uscire subito il primo giro del ciclo. Torniamo alla versione precedente. Invece qui, di nuovo, la yield, dobbiamo mettere, blocca l'esecuzione del generatore sul ciclo for corrente e riprende da dove era arrivato. Domande su questo? Di nuovo, questo è utile soprattutto quando i dati in gioco sono molti. Ok, questo è quello che abbiamo fatto e detto. Quindi qualunque funzione che contenga, è una funzione quella che abbiamo fatto perché sta in una def, qualunque funzione che contiene quella parolina magica lì diventa un generatore per Python. Il generatore non ritorna un singolo valore, ma ritorna un oggetto di tipo generatore che supporta l'iterazione, quindi è iterabile. Quindi, come già detto, la differenza tra yield e return è che con la yield l'esecuzione della funzione è sospesa e soprattutto le variabili locali e il loro contenuto è preservato. Cioè la funzione al giro dopo si ricorda dello stato che aveva in quel momento lì. Mentre con una return io esco dalla funzione e le variabili locali della funzione vengono dimenticate. Ok? Aggiungiamo un pezzo in più, l'ultimo, che complica ancora un po' le cose. Possiamo anche passare dei dati al generatore tramite la funzione send, non solo con il parametrino, ma tramite la funzione send. E yield diventa un'espressione che ritorna un valore che può essere assegnato a un'altra variabile oppure ritornato direttamente. Ma vediamo l'esempio. Sì, ce l'abbiamo qua. Sì, ora qua ho ciccato. Ok, andiamo qua. Supponiamo di voler definire un generatore, di nuovo un counter che ci fornisca in output numeri progressivi, da 0 fino a un massimo, più o meno come quello che abbiamo fatto fino ad adesso. Quindi def counter, a cui possiamo dire il massimo, sfruttiamo un altro ciclo presente in Python, definiamo una variabile i uguale a 0, la definiamo inizialmente a 0, e finché i è minore di maximum, yield i, solamente un modo diverso di scriverlo, usando un while anziché un for. Niente di nuovo. Allora, io posso crearmi un counter, giusto, hai proprio ragione, i uguale i più 1, me l'avevo dimenticato, quindi al primo giro entriamo dentro il counter, i viene imposto a 0,
I minore di maximum, supponiamo che il maximum sia 10, yield I, ok, ti ritorno 0. Quando invoco di nuovo un altro metodo next, io non riparto da capo, ma riparto esattamente da questa riga. Quindi lui si ricorda lo stato in cui era. Faccio la I più 1, quindi I diventa 1, torno su, è ancora minore di 10, return 1. Poi al prossimo next ripartiremo da qui, incrementeremo di 1 e via dicendo. Ok? Quindi dobbiamo creare il nostro counter, supponiamo di 10, e poi possiamo fare quello che vogliamo. Print next di counter, e possiamo avere tot fino a 10. Sì, did, hai ragione. Ok. Questo è quello che abbiamo fatto prima, abbiamo solo cambiato il ciclo utilizzato. Supponiamo però di voler un counter un po' più intelligente a cui possiamo dinamicamente cambiare il punto di partenza. Cioè io creo un counter fino a 100, ma poi decido che per qualche strano motivo voglio partire da 50 e andare da 50 fino alla fine. Come faccio? Beh, possiamo comunicare dinamicamente sovrascrivere in sostanza il valore di I all'interno del contatore tramite la funzione send. Quindi, ad esempio, qui stampo i primi, poi faccio it.send, non lo so, 7. Ok, sono arrivato fino a lì, non mi interessa più nient'altro, al prossimo giro voglio ripartire da 7. Come facciamo da dentro al generatore a recuperarci questa informazione? Così. Dicendo che yield diventa un'espressione, ovvero quello che ci manda la send ce lo salviamo in una variabile chiamata val in questo caso, e poi diciamo se qualcuno dall'esterno mi ha dato un nuovo valore, quindi if val ad esempio is not none, ok, o più banalmente if val è la stessa cosa. Quindi se val contiene un valore, quindi è stata invocata una send, cambiamo il valore di i. I uguale val. Altrimenti, i uguale i più 1. Cosa succede? Mettiamolo anche in una print. E magari una next dopo. Vediamo un po'. Poi cerchiamo di capire. Ok, 0, 1, 2 sono il risultato delle prime tre next. Poi vediamo che c'è un 7, che è il risultato della send. E la prossima next ripartirà dal 7. Cosa succede? Allora, primo giro. Entriamo nel counter, siamo all'inizio, quindi iniziamo dalla riga 2, i uguale a 0. I è minore di 10 in questo caso, ok, yield I, incontriamo yield I, ritorniamo 0 e poi si blocca lì il risultato, cioè l'esecuzione di quel generatore, e fermo lì c'è una prossima next, ok, next senza niente, quindi non mi ha passato niente, il codice è fuori, quindi val sarà none. If val è falsi, non entrerà qui, ma farà semplicemente i uguale i più 1. Ritorna su yield di 1. Stessa cosa per la terza next. E quindi il programma si bloccherà qui, avendomi ritornato 2. Ok, al giro dopo c'è send di 7. Questa send qui fa sì che val venga riempita, diciamo così, col valore 7.
A questo punto val non è più none, quindi entrerò qua dentro, cambio il valore di i, che diventa 7, torno su, entro qui e faccio yield di 7 e mi riblocco lì. E quindi al prossimo giro ripartirò da 7. È chiaro? L'unica differenza tra next e send è che quando invoco la send posso passare un valore che posso recuperare in questo modo, mettendo la yield a destra dell'uguale. Poi su quel valore ci posso fare quello che voglio. In questo caso sovrascrivo il valore del counter. Attenzione che se si prova a fare una send prima di una qualunque next, si pianta. Perché il generatore è appena partito, cioè serve sempre una next iniziale, almeno una. Come vedete c'è una next iniziale che mi restituisce 0, poi c'è subito una send a 7, e infatti gli altri tre numeri saranno 7, 8, 9. Ok? Poi avrete modo di vederlo in un esercizio, credo, del laboratorio, quindi potrete scontrarvi con questa difficoltà in più. Vabbè, questo è quello che abbiamo visto. Ok, esercizio, un quarto d'ora, 20 minuti, lo facciamo insieme, poi laboratorio. Scrivere un generatore infinito, ok? Non è detto che i generatori debbano avere una fine, qui abbiamo dato un maximum, ma può anche non esserci un maximum. Per la serie di Fibonacci, la conoscete? Ok, vabbè, qui c'è la definizione della serie di Fibonacci, quindi fib di 0 è 0, fib di 1 è 1 e fib di n più 2 è fib di n più fib di n più 1, ok? E così via dicendo. Quindi l'idea è costruite un generatore in cui, per cui ogni volta che chiamate il tuo metodo next vi restituisca il prossimo numero della serie di Fibonacci. C'è qualcuno col microfono online aperto? Ok. Se ci sono domande fatele pure via microfono, mi riferisco a quelli online. È chiaro? Provate a scrivere questo generatore. Non ci sono valori da passare al generatore in questo caso, quindi non serve la send, ma è un generatore, diciamo, più semplice. Ok, giusto per avere un'indicazione, quanti ce l'hanno fatta, più o meno? Ok, pochi, va bene, vabbè, è anche passato poco tempo. Allora, non trovo mai la scheda, eccola. Allora, l'esercizio ci chiede di creare un generatore infinito per la serie di Fibonacci. Già il fatto di poter creare un qualcosa di infinito ci fa già capire perché qui la list comprehension non può essere in alcun modo un'alternativa, perché non possiamo avere una lista infinita. Qui invece col generatore possiamo avere potenzialmente un qualcosa che va avanti all'infinito chiamando ogni volta next. Def, il generatore viene definito come una funzione, Fibonacci. Di nuovo, lo vogliamo
infinito, quindi non gli passiamo nessun parametro per indicargli dove stopparsi, semplicemente una funzione senza parametri. Allora, qui come dicevo prima, per quelli online lo dicevo forse solo a quelli qui presenti, ma lo ripeto adesso, secondo la definizione della serie di Fibonacci, solo dal terzo elemento in avanti abbiamo, diciamo così, una formula ricorsiva che ci permette di riferirci ai due elementi precedenti, mentre i primi due elementi della serie sono sempre 0 e 1, sono delle costanti. Quindi quello che possiamo pensare è che dal terzo elemento in avanti noi potremmo sfruttare un ciclo infinito che ogni volta mi ritorna la somma dei due numeri precedenti. Mentre per i primi due elementi della serie, se siamo al primo giro dovrò per forza ritornare 0, se siamo al secondo dovrò ritornare 1. Quindi tornando al nostro generatore, al primo giro io potrei dire subito yield di 0, no? Al secondo yield di 1. Attenzione, quando io poi invocherò il next sul mio generatore, la prima volta mi farà una yield di 0, ok? Si bloccherà lì in attesa. Alla next successiva ripartirà da riga 2 e quindi mi farà la seconda yield. Questo per dire che nulla vieta di avere più yield in sequenza, in questo modo qua, fuori da un ciclo. Non ritornerà mai alla yield precedente perché è bloccato lì e poi può solo andare avanti. Ora, tornare subito 0-1 va bene, ma possiamo studiare un pattern un po' più furbo perché da questo giro in poi noi dovremmo sempre ricordarci i valori precedenti, no? I due valori precedenti. Allora potremmo pensare di avere due variabili, F1 e F2, o chiamatele come volete, che tengono sempre traccia dei due valori precedenti. Queste due variabili all'inizio saranno F1 uguale a 0, e lo ritorno, al secondo giro sarà F2 uguale a 1, e lo ritorno. Ma il beneficio di salvarci questi valori dentro le variabili lo abbiamo da adesso in poi, cioè dal terzo giro in poi. Fatemi mettere questo qui che è più logico. Quindi al primo giro F1 uguale a 0, ritorno 0, si fermerà qui. Al secondo next definisco F2 uguale a 1 e lo ritorno. Da qui in avanti, quindi dalla terza next in poi, possiamo entrare in un ciclo infinito in questo caso, perché vogliamo un generatore che potenzialmente vada avanti per sempre. Ciclo infinito, while true. Ok? Finché è vero, stiamo lì dentro e non abbiamo possibilità di interromperlo. Ok, al terzo giro potrò dire che cosa? Ok, altri? Io ho ritornato 0 al primo giro, ho ritornato 1 al secondo giro, ho questi due valori 0-1 in due variabili, F1 e F2, al terzo giro la serie di Fibonacci mi dice di ritornare la somma dei due numeri precedenti. Beh, io ce li ho salvati in F1 e F2. F1 più F2. Ok? E quindi al terzo giro ritornerò 0 più 1. E mi blocco lì. Alla quarta next, cosa dovrò fare? Dovrò ritornare
F1 più F2, l'ultimo valore che ho ritornato, più quello precedente, che era 1. Allora, facciamo prima far così. Ci definiamo una terza variabile, F3, che è uguale a F1 più F2, e la ritorniamo. Ho solo aggiunto una variabile, ma non ho cambiato niente. Dopodiché devo sovrascrivere gli ultimi due valori che ho trovato, in modo tale che poi questa somma tenga in considerazione gli ultimi due elementi. E quindi cosa faccio? Sovrascrivo i valori F1 e F2. Quindi F1, che era, come chiamarlo, il secondo elemento più vecchio, cioè sì, il secondo elemento più vecchio, lo sostituisco con quello che sta un passo in avanti. Ed F2, che era il penultimo elemento, lo sostituisco con l'ultimo che ho ritornato. Quindi dico che F1 è uguale a F2 e F2 è uguale a F3. Quindi traslo in là F1 e F2, che mi seguono sempre gli ultimi due elementi precedenti. E poi tutte le volte ne ritorno la somma con questa yield. Quindi nel programma principale, che inizia da adesso in avanti, mi creo il generatore fib uguale Fibonacci e poi lo uso come voglio. Ovviamente vi sconsiglio di metterlo in un ciclo, perché altrimenti questo andrebbe avanti all'infinito, ok? Quindi facciamo un po' di next. E vediamo che effettivamente ci stampa mano a mano la serie di Fibonacci, dove qui i primi due 0, 1 sono questa yield qui e questa, e poi da questo giro in avanti entriamo nel while. Domande, dubbi? Sì? Il vostro compagno chiede se questo aggiornamento qui si può fare anche prima, quindi qui intendi? Sì, si può fare, anche perché F3 rimane F3 e quindi quel valore lì rimane, l'hai solo fatto prima, e quindi al prossimo giro hai già i valori a posto. Però a me concettualmente viene meglio farlo dopo, perché prima ti ritorno il valore e poi vuol dire sono andato avanti, quindi traslo anche altri due. Però sì, è indifferente in questo caso. Ok, se non ci sono altre domande, direi che è tempo del laboratorio, che ho caricato qui, il primo laboratorio su Python Functional, quindi da adesso in poi lavorate in autonomia, io giro, se avete bisogno chiedete. Ve lo introduco solo un attimo. Abbiamo due esercizi no, tre, direi tre esercizi sulla list comprehension, 1, 2, 3, e poi due esercizi sui generatori, di cui l'ultimo è quello un pochino più complicato, un pochino più lungo, ok? Quindi sicuramente lì forse troverete un po' più di difficoltà, coinvolge anche dei file. Vabbè, i primi sono, si capiscono, credo, bene, poi se avete dei dubbi chiedetemi. Vi spiego solo, magari, vabbè, anche il 4 si capisce. Scrivere un generatore che compute, che calcola la running average, cioè di una sequenza, cioè
io ti passo un vettore di una lista di numeri e poi mano a mano io calcolo la media di tutti i numeri nel punto in cui sono arrivato. Ad esempio, se io ho una lista di numeri 1, 2, 3, 4, ok, al primo giro il generatore mi restituirà 1, che è la media dell'unico valore 1 che considero. Al secondo giro mi restituirà la media di 1 e 2, al terzo giro la media di 1, 2, 3 e così via. L'ultimo esercizio invece, che è quello un po' più complicato, vi chiede di costruire un generatore, una read lines custom, diciamo così, che ci permette di visualizzare riga per riga non solo un file, ma un insieme di file. Cioè, io definisco un set di file, di nomi di file, file 1, file 2, file 3, ok? Il mio generatore parte dal primo file, dalla prima riga del primo file, e mi restituisce questa prima riga. E poi va avanti in sequenza, va con la seconda riga del primo file, con la terza riga del primo file, eccetera. Giunto al fondo del primo file, passa in automatico al secondo. Ma, e il punto un po' più complicato è qui, lo stesso utente può dire, ok, salta subito al file successivo. Cioè, ho un file numero 1 molto lungo, ne leggo le prime tre righe, l'utente si stufa, digita N più Enter, e da quel punto lì si passa direttamente al secondo file e inizio a leggere riga per riga il secondo file. Ok? Ma poi se avete dei dubbi potete chiedere. Va bene, direi buon lavoro a questo punto. Per quelli online, se avete domande, magari usate il microfono così io sento e torno qui al posto.